Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Film in uscita e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja. Finalmente sono andato a vedere Tartarughe Ninja Caos Mutante che è uscito appunto il 30 agosto nelle sale italiane. Dopo mesi che ne parlavo, ho fatto dei video su TikTok con delle curiosità tratte dal mondo, dai mondi delle Tartarughe Ninja, perché le Tartarughe Ninja hanno migliaia di versioni, appunto sono tutte molto caratteristiche, molto interessanti. Sono andato a vedere questa versione che prometteva davvero bene e sta andando molto bene negli Stati Uniti, dove è uscito un pochino prima, e sta incassando attorno ai 100 milioni contro un budget di 70 in, non so, un paio di weekend, non lo so, con un 37 milioni di incasso globale aggiuntivo, quindi 137 milioni. Sta andando bene per essere un mondo molto di nicchia, e poi di questa cosa che le Tartarughe Ninja sono una nicchia ne parliamo durante il video. E anch'io ero molto galvanizzato all'idea di vedere questo film che per grafica, diciamo, si ispira a Into the Spider-Verse, però prendendo una strada tutta sua. E con tutto il mio bagaglio di fan di Tartarughe Ninja, l'ho visto. È carino. Carino. Però ci sono alcune cosette che non vanno bene e voglio essere molto chiaro, non sono uno di quelli che si attaccano alla nostalgia, anche perché la serie dell'87 faceva cagare. Quindi lo dico nel modo più propositivo possibile per le nuove generazioni che si affacceranno alle Tartarughe Ninja, alcune cosette, giustamente. A me non piacciono perché sono fuori target e perché ho mille versioni diverse nella mia testa che mi piacevano di più, e queste cose le dirò in maniera soggettiva, totalmente soggettiva. Ci sono un paio di cosette, un paio di messaggi che proprio no, non si sposano bene. Uno non si sposa bene con ciò che sono le Tartarughe Ninja, e l'altro non si sposa bene con quello che poi vedremo in un ipotetico sequel. Sigla. I can't do this all on my own. No, I know, I'm no Superman. Tartarughe Ninja Caos Mutante, prodotto da Seth Rogen, che io apprezzo abbastanza come sceneggiatore, come produttore, non lo so, vabbè, nel senso mi piace quello che scrive. Sausage Party è malatissimo. Mi piace un po' meno come persona, ma queste sono cose mie personali. Ero molto fiducioso su questo film. Lui ha qualche anno più di me, se non sbaglio, dell'82. È un eterno adolescente, esattamente come me. Sapevo che avrebbe preso proprio il cuore delle Tartarughe Ninja e l'avrebbe portato su schermo. Io credo che lui, in un certo senso, lo abbia voluto fare, lo abbia fatto. Credo che molte delle scelte, perché quello che c'è di diverso non è una dimenticanza, non è una poca conoscenza del prodotto, perché si vede che c'è la conoscenza del prodotto, ma sono proprio scelte di marketing per il target di riferimento. Quindi molte cose sono state oversimplificate per il pubblico di riferimento, che è un pubblico di ragazzini, purtroppo. Tartarughe Ninja, che nasce come fumetto underground, molto crudo nell'84, poi ha un'esplosione di popolarità grazie a una linea di action figure e grazie a un cartone animato camp nel modo più totale nell'87, in Italia nell'89. E questa popolarità appunto va a edulcorare totalmente quello che sono le Tartarughe Ninja, perché appunto diventano famose nella loro seconda incarnazione, che è quella super dolcina del cartone animato. Come si dice, questa versione è quella che tutti conoscono, anche quelli che non sanno bene cosa sono le Tartarughe Ninja, i caratteri. Tutti conoscono la versione dell'87, tutti quelli che c'erano in quel momento, quantomeno. Ed è proprio per questa lettera scarlatta che si sono procurate le tartarughe nel 1987 che le Tartarughe Ninja sono bollate come prodotto per bambini. Non importa
quante versioni possano fare. 3 anni dopo hanno fatto il film in live action del 1990 che trovate su Prime Video, dove sono riusciti a mescolare i toni cupi del fumetto e le parti ironiche del cartone, creando ad oggi, compreso questo film, il miglior prodotto cinematografico sulle Tartarughe Ninja. Ciò nonostante, nell'immaginario collettivo, le Tartarughe Ninja sono per bambini. Di conseguenza, e questo non è un problema che c'è solo con le Tartarughe Ninja, ma è un problema che c'è con la scrittura cinematografica dei prodotti degli anni 2020, di conseguenza, in quanto prodotto per bambini, la scrittura di un film per bambini è solo per bambini. Non è un film trasversale. Negli anni 90, negli anni 80, negli anni 2000, quando tu andavi a vedere un film che aveva chiaramente un target per minori, ma film Disney per dire, ma anche che minchia ne so, il film a cartoni animati di Batman, La maschera del fantasma, è chiaro che il target era bambinesco, ma quei film li potevi apprezzare a qualunque età, forse perché li aveva scritti Paul Dini o Bruce Timm, forse per quello, forse perché erano bravi a scrivere per tutte le generazioni. Era una scrittura e di conseguenza una messa in scena intergenerazionale, e il figlio se lo godeva, il papà se lo godeva, il figlio che se lo vuole rivedere da adulto come siamo noi, se lo guarda e dice: ma che bello sto film. Purtroppo i film di oggi che sono scritti per bambini sono per bambini, punto. Cioè non c'è qualcosa che coinvolge il pubblico adulto in sala. Fatta eccezione, ma purtroppo resta un'eccezione, sto parlando tra l'altro di film animati, Scusate se ho messo una cosa importante. Fatta eccezione per Into the Spider-Verse e di conseguenza Across the Spider-Verse. Però ci siamo capiti. Fatta eccezione per quello, dove hanno voluto fare un prodotto per adulti, non per adulti, per tutti, un prodotto intergenerazionale, e hanno avuto successo. Purtroppo Spider-Man non è di nicchia come le Tartarughe Ninja, e di conseguenza si sono potuti permettere di allargare il target e di scrivere un'opera che potesse piacere a qualunque età. Dal momento che al giorno d'oggi le major non hanno i coglioni per rischiare, e dal momento che le Tartarughe Ninja sono viste, sono catalogate come un prodotto per bambini, non hanno voluto creare un film, Tartarughe Ninja, Caos Mutante, che fosse come Into the Spider-Verse, parlo sempre a livello di scrittura, per tutti, ma l'hanno scritto per il target dove erano sicuri, per qualche ragione, che andasse bene, ovvero i bambini, anche se in teoria il target dovrebbero essere i bambini degli anni 80, 90, 2000, perché sono loro che le conoscono e vogliono andarlo a vedere. Tant'è che per i ragazzini più giovani, che non hanno idea di chi cazzo siano le Tartarughe Ninja, hanno dovuto usare degli espedienti, soprattutto qua in Italia, per far arrivare i bambinetti in sala usando i talent per il doppiaggio. Per me, che sono cresciuto con le Tartarughe Ninja, l'idea che il film delle Tartarughe Ninja abbia bisogno di essere pompato degli youtuber, con tutto rispetto per la categoria, per portare dei bambini in sala, per me è follia, vuol dire che siamo alla frutta della nostra società occidentale. Però questo per farvi capire che comunque i ragazzini di adesso non conoscono le Tartarughe Ninja, quindi bisognava, secondo me, puntare su un film più ampio, cosa che non hanno fatto. Sono già 10 minuti che parlo di sta cosa, adesso parlo un attimino di cose spoiler. Apro una parentesi, dato che ho nominato gli youtuber, mi viene in mente Candy, non mi ricordo l'altro, perdonatemi. Allora, molti hanno criticato il lavoro dei talent, sapete che io sono il primo a non amare il fatto che un talent vada a doppiare, perché spesso i talent manco lo sanno il lavoro che c'è dietro al doppiaggio, non lo fanno con cattiveria. Cazzo, vengono chiamati a doppiare un film che gli dicono di no per rispetto ai doppiatori. Io capisco che nei loro panni inseguono il loro sogno dalla strada, non dico più facile, ma dalla strada che li ha portati a essere
qualcuno in un altro settore, però. Quindi io capisco che loro dicano di sì e non dicano di no. Però, ecco, non ho mai apprezzato il talent inteso quello odierno, quello che non sa recitare, che non ha studiato recitazione, nel doppiaggio. Ciò nonostante, sapevo che i due talent di questo film avrebbero avuto delle parti piccoline. Comunque mi faceva accapponare la pelle che nella versione originale c'erano Giancarlo Esposito e Post Malone, cioè voglio dire, mica Cotica. Qua invece appunto c'erano dei talent con un pubblico di riferimento molto giovane. Ciò nonostante, ho apprezzato sia lo sforzo, sia il lavoro, un po' perché ho visto anche un video che ha fatto vedere che il direttore del doppiaggio li ha fatti lavorare, li ha fatti studiare, non si è accontentato, e questa cosa l'ho apprezzata molto. Poi alcune cose chiaramente, quando non c'è un'esperienza, quando non c'è uno studio di recitazione, di doppiaggio fatto da tempo, chiaramente si sente leggermente, e non è una questione di età, perché le Tartarughe Ninja erano palesemente doppiate da ragazzini, ma lì c'era la recitazione, quindi perché loro sì e i talent no? Perché i ragazzini che hanno fatto le Tartarughe Ninja sanno recitare, cioè già lo fanno, quindi è normale che non è il loro. Cioè, nonostante ho apprezzato l'impegno, non davo due lire a quello che faceva Ray Fillet, però non lo conosco, quindi ci mancherebbe. Invece devo dire che l'ho apprezzato, ho sentito che non era un attore solo in una scena. Sarei curioso di sapere se quando canta è sempre lui che lo doppia, dato che lo youtuber canta, o se quella parte l'hanno tenuta in originale. Questa è una mia curiosità, fatemelo sapere, se lo sapete. Mentre per quanto riguarda l'altro doppiaggio, quello di Candy, l'unica cosa che non apprezzavo e che continuo a non apprezzare è il fatto che gli abbiano fatto doppiare un uomo sulla cinquantina, e è normale che stoni un pochino. Cioè, nonostante si è impegnato molto, si sente anche lì, giusto in una scena molto parlata, molto lunga, che non c'è il mestiere, ma per il resto l'ho apprezzato. Non capivo perché avessero dato a un talent la parte di Baxter Stockman, che nella mia testa poteva essere un personaggio molto importante, invece si vede solo all'inizio, e quindi con molta probabilità non si vedrà nel sequel, e quindi secondo me ci sta anche come scelta. Ma dato che ho nominato Baxter Stockman, iniziamo a parlare del film, della storia, e di quello che, come vi ho detto, mi ha fatto un po' storcere il naso. Io premetto molto, il film mi è piaciuto, probabilmente me lo riguardo anche, non al cinema, in generale, me lo riguardo, magari me lo riguardo al cinema se qualche amico lo vuole vedere insieme, sicuramente non per mio interesse personale, non lo riguardo al cinema, lo riguarderò sicuramente in televisione, lo terrò in sottofondo, ma più per un discorso di grafica che non per un discorso di contenuti. Ripeto, un po' non sono in target, un po', secondo me, il concept delle tartarughe è sbagliato in alcuni momenti. In un caso è sbagliato, ma non c'è nulla di male. In un caso è sbagliato e può veicolare un messaggio un po'. Partiamo con l'inizio. Le Tartarughe Ninja, appunto, vivono nelle fogne come tutte le incarnazioni, con il loro maestro Splinter, che è il loro padre adottivo, come in tutte le incarnazioni. In alcune lo chiamano veramente padre, come in questa, in altre lo chiamano Sensei, ma il succo è quello. Questa versione delle Tartarughe Ninja finalmente risponde a un dubbio che ci siamo chiesti da anni, cioè come fanno a sopravvivere le Tartarughe Ninja vivendo nelle fogne e non avendo un lavoro. In tutte le altre incarnazioni delle Tartarughe Ninja vedevamo le Tartarughe Ninja che pagavano con i soldi, con i dollari, la pizza al pizzaiolo che gli portava la pizza e la infilava nel tombino, per assurdo. Comunque, quando andavano in giro camuffati, pagavano queste cose qua. Non è realistico, ovviamente, perché come fanno, dove li trovano i soldi? Solo nel film Tartarughe Ninja del 2007, dove vediamo che hanno qualche anno in più e fanno dei lavori per arrotondare. Donatello appunto lavora un call center da casa, quindi nessuno lo vede. Michelangelo lavora dentro il costume di una mascotte, quindi nessuno lo vede, e portano a casa i soldi. Questa è l'incarnazione più realistica, perché appunto vediamo che le Tartarughe Ninja, quando vanno a fare spesa, fondamentalmente usano le loro, uso ancora le virgolette, doti ninja per sciacallare, per rubacchiare. Cioè, tendenzialmente noi abbiamo visto l'inizio delle Tartarughe Ninja Caos Mutante, dove i protagonisti rubano.
sono in contrapposizione ai cattivi che rubano della merce di valore per creare una mega macchina. Loro rubano la patatina di una patatina Doritos, rubano la farina, rubano le cose per sfamarsi. Però rubano. Mi fa molto strano che in una società così bigotta e fascista come l'America si veicoli questo messaggio. Anche se, però capisco che Seth Rogen lo possa veicolare e non vedere il problema. Però il problema c'è. Perché il problema c'è? Perché il film delle Tartarughe Ninja del 1990 si apriva proprio con una scena dove il clap del piede, come si dice, adescava ragazzini adolescenti, coinvolgendoli, diciamo, nel clan del piede, facendoli brillare quello che poteva essere il clan del piede, perché i ranghi più alti del clan del piede gli davano un po' tutto quello che volevano, gli facevano credere di essere i padroni del mondo, perché la base operativa del clan del piede era piena di queste cose, proprio perché il clan del piede rubava. Cioè, nella scena iniziale di Tartaruga Ninja del 1990 è il clan del piede che ruba i viveri, ruba i televisori, ruba qualunque cosa, ruba gli skateboard, ruba ovviamente i portafogli, per poi fare la bella vita nel clan del piede. Qua vediamo i protagonisti che fanno, non dico la stessa cosa, in maniera molto minore, ma sarebbe bastato anche mettere, non lo so, che lasciavano lì un dollaro, $2, sarebbe bastato proprio a livello di insegnamento. Poi non ha senso dove li prendono i soldi? Ma ragazzi, ma chi cazzo se ne frega? Cioè, a un certo punto uno diventa una mosca gigante. Non andiamo a pensare come si procurano i soldi. Ecco, questa cosa all'inizio è stata la prima cosa che mi ha fatto storcere il naso. Vi sembrerò un vecchio genitore che dice sta cosa, ma in realtà ero così anche da piccolo. Scopriamo appunto che poi c'è la caratterizzazione del maestro Splinter che li accoglie a casa, che è quella del classico genitore solo che al mondo ha solo i propri figli e di conseguenza è molto protettivo con loro perché non vuole che escano nel mondo, perché il mondo è pieno di cose brutte e cattive. Una caratterizzazione molto bella. Tra l'altro Splinter credo che sia il personaggio scritto meglio in questo film, non nel senso che è fedele alle altre versioni, perché non c'entra un cazzo col vero Splinter, ma coerentemente a questo film è il personaggio scritto meglio, più approfondito. Però scopriamo che Splinter appunto è un ratto cioè un ratto di New York, non è Amato Yoshi, ma soprattutto non ha nulla a che fare con Amato Yoshi, quindi tutta la backstory della faida tra Amato Yoshi e Oroku Sati è totalmente assente. In questo film non è un enorme problema, ma è un problema. Non è un enorme problema perché non c'è Shredder, quindi non si sente la mancanza di questa faida, ma quando arriverà Shredder, e arriverà, di cosa stiamo parlando? Shredder sarà l'ennesimo nemico delle Tartarughe Ninja, come può essere il Re dei Topi, come può essere Buster Stockman, come può essere Krang, ma non c'è una faida antica tra le Tartarughe Ninja e Shredder. Le Tartarughe Ninja hanno anche loro la tecnica ninja del clan del piede, perché sono state addestrate da Amato Yoshi, e quindi hanno lo stesso stile di combattimento. Qua invece, non essendoci questa cosa nel background di Splinter, le Tartarughe Ninja non si sa nemmeno, per quello ho usato ninjutsu così, che stile imparano, perché innanzitutto il ninjutsu non è uno stile di arti marziali, ma è un insieme di tecniche che comprendono le arti marziali e un sacco di tecniche di mimetizzazione che possono appunto portare il ninja a non essere visto, l'arte dell'invisibilità, eccetera, eccetera. Queste cose il ratto Splinter le impara guardando YouTube, guardando i video, e può avere un senso in questa storia, però non ha tanto senso nella misura in cui le Tartarughe Ninja, che non sono mai uscite dalla loro fogna, quando escono e hanno un primo combattimento stanno ingranando perché non hanno mai combattuto davvero. Ma quando lo fa il maestro Splinter, che comunque è un ratto che ha imparato su YouTube e non ha mai combattuto davvero, stermina tutta la TCRI. Cioè, sembra proprio che lì si sono dimenticati
che non è lo Splinter classico, non è lo Splinter che conosce le arti marziali da una vita, che le ha imparate da un maestro, che le ha imparate da Amato Yoshi o lui stesso è Amato Yoshi. Anche perché hanno fatto la scelta stilistica di usare la versione del loose, la versione del fluido, del mutageno, che è quella che non trasforma gli esseri umani in animali antropomorfi, ma è quella originale, quella del fumetto dell'84, quella del film del 90, che trasforma gli animali in esseri umani, in animali antropomorfi. E di conseguenza, appunto, Splinter è un ratto, però anche Bebop e Rocksteady, che sono l'emblema degli umani trasformati in mutanti, sono in questa per questa prima volta sono degli animali diventati animali antropomorfi. E questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso, perché Bebop e Rocksteady sono proprio degli ignoranti, dei teppisti, dei cafoni, dei trogloditi, degli imbecilli, e sono cattivi rispetto agli altri mutanti proprio perché hanno un'origine umana. Qua invece non hanno questa origine. E infatti poi è la prima volta dove vediamo Bebop e Rocksteady insieme al resto del marasma dei mutanti allearsi con le tartarughe. Ci sta, è una riscrittura, va benissimo. Ecco, l'unica cosa, ho proprio avuto la sensazione che qua Seth Rogen abbia buttato un sacco di mutanti, abbia creato una banda di mutanti per fare mille citazioni ai mutanti più famosi che c'erano nella linea di giocattoli, ma senza approfondirli. Tutto è davvero scritto bene, ma è tutto molto molto superficiale. Voi dite, ma è un film d'animazione, 90 minuti, è un film per bambini, cosa ti aspetti? Mi aspetto che si sappia scrivere esattamente come si sapeva scrivere 30 anni fa. Adesso, se tu prendi il film delle Tartarughe Ninja del 1990 e lo fai in animazione paro paro, è comunque semplice, ma è scritto bene ed è approfondito. Certo, c'è meno carne al fuoco, però togli qualcosa e approfondisci. Qua invece no, è una gioia visiva, dove è pieno di mutanti, ma nessun mutante è davvero approfondito. Sono lì per fare numero, sono lì perché le persone che hanno amato le Tartarughe Ninja dicono «Ah sì, di quello lì avevo il giocattolo!» E basta, non ha senso. Potevano essere tre mutanti nuovi, gli scagnozzi di Superfly, ed era uguale. E la cosa brutta è che nella loro caratterizzazione anche le Tartarughe Ninja potevano essere molto più approfondite. Non siamo ai livelli osceni dei film prodotti da Michael Bay, dove praticamente Raffaello è il muscolo, Michelangelo è il cuore, Donatello è il cervello e Leonardo è il leader. Non siamo a quel livello, però non siamo neanche troppo approfonditi. Ripeto, ci sta perché il target è molto piccolo, però anche lì ho visto davvero poco il cuore di Michelangelo. A me dispiace. Sono felice che Raffaello sia caratterizzato molto bene, dal film degli anni 90 in poi si è caratterizzato molto bene, ad esclusione del cartone dell'87, però è giusto lasciare spazio un po' anche agli altri. Anche lì Raffaello non è forza, Raffaello è rabbia, non vanno di pari passo. Aggiustano un pochino il tiro nel finale, però vabbè. Leonardo è molto difficile da fare, perché quando uno è tutto disciplina, comandare la squadra, eccetera, a livello di interessi personali è molto difficile da scrivere, e infatti hanno usato l'espediente della cotta per April, espediente che avevano odiato tutti, anche nella versione del 2012 dove era Donatello ad avere una cotta per April. L'hanno usata anche qua, non so perché, una cosa che ha fatto schifo a tutti l'hanno riutilizzata, però ammetto che era l'unica cosa a livello di scrittura che avrebbe smosso Leonardo da non fare, citando Raffaello, il leccaculo al maestro Splinter, che poi non è un maestro perché nessuno lo ha diplomato in arti marziali, ma vabbè. Anche Donatello viene mostrato appunto come un nerd, un semplice nerd, molto più accurato delle ultime volte, che era il classico nerd che sapeva qualunque cosa perché sì, ed era socialmente disadattato, stile nerd stereotipato dei film degli anni 80. Qui è un nerd del 2020, quindi guarda gli anime, legge i manga, bla bla bla. Però mi dispiace che sia un pochino... è molto geniale, è molto intuitivo
come personaggio, però mi dispiace che venga un pochino meno la sua parte tecnica, la sua parte geniale, cioè semplicemente vediamo che Donatello prende un furgone e lo guida perché ha fatto tanta pratica coi videogiochi, ma non è il Donatello che ti saprebbe costruire il furgone da zero, che ti saprebbe costruire delle macchine, delle armi. Questa cosa è un po' venuta meno, però ci sta, è una versione molto giovane dei personaggi, potrebbe diventare il Donatello tecnico nel sequel, nel trequel, e ci sta benissimo. Mi è dispiaciuto molto di Michelangelo, che ha poca caratterizzazione, semplicemente fanno vedere che gli piacerebbe improvvisare il teatro, infatti nel finale fa un corso di teatro dove può essere se stesso, dove può sfogarsi. Però non lo so, le battute che fa quando è nel gruppo non sono né più né meno che le battute degli altri tre a pappagallo, quando invece potevano tirar fuori lì il cuore di Michelangelo. Quando April è denigrata da tutti i suoi compagni di scuola, quando vedono le scritte sull'armadietto, ecco, lì ci possono stare delle caratterizzazioni che invece sono mancate. Lì ci sta che un Raffaello non abbia la sensibilità di accorgersi che April sta male per questo epiteto. Ci sta che Leonardo se ne accorga ma stia un attimo zitto. Ci sta che Michelangelo invece si faccia avanti e a cuore aperto consoli April. Queste piccole cose non ci sono state. Sono piccolezze, ma sono quelle piccolezze che fanno passare un film delle Tartarughe Ninja da carino a molto bello. Sono stupidate, che lo so, me ne rendo conto solo io perché mangio Tartarughe Ninja da 30 anni e passa, però sono quelle cose che un amante come me delle Tartarughe Ninja, che fa lo sceneggiatore, dovrebbe riuscire a far passare anche in un film. È molto più facile in una serie a fumetti molto lunga, è molto più difficile in 90 minuti, però con qualche accorgimento ci si poteva riuscire, ecco. Detto questo, il film è molto carino per le nuove generazioni, è fantastico, si immedesimeranno anche loro nelle tartarughe. I messaggi del film sono due: uno è appunto voler essere accettati e fare delle cose per poter essere accettati, per poi rendersi conto che le cose non vanno fatte per quei motivi, vanno fatte per i motivi giusti, perché è giusto fare certe cose. Questo è un percorso che fanno di pari passo sia April O'Neil che le Tartarughe Ninja, e questa è una roba molto 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 carina. L'altro messaggio invece appunto è quello paterno, per questo dico che il personaggio di Splinter è quello trattato meglio, perché passa ad essere il classico genitore iperprotettivo che tappa le ali ai propri figli, e nel momento in cui si rispecchia purtroppo nel villain della pellicola, si rende conto che lui non può essere il villain per i suoi figli, e quindi capisce che la sua via non è l'unica via per arrivare, diciamo, a essere delle persone adulte, e quindi c'è questo cambiamento nella genitorialità del maestro Splinter. Poi c'è comunque l'accettazione da parte della comunità di New York, c'è comunque l'accettazione anche verso Splinter, c'è il trovare qualcuno oltre i loro figli per Splinter, quindi trova questo insetto che credo fosse un maschio nel cartone originale, questo scarafaggio disgustoso che però qua è femmina e si innamorano, ci sta. Fa molto ridere come cosa, è la prima volta che mostrano un interesse amoroso mutante per Splinter, ancora prima che per le Tartarughe Ninja, molto, molto divertente. E quindi ci sono queste due trame che mandano comunque un bel messaggio. Non mi piace tanto appunto il messaggio invece quello iniziale, dove le Tartarughe Ninja fondamentalmente stanno a rubacchiare. Speravo che la rivelazione finale del villain di Superfly fosse appunto che noi non l'abbiamo visto nel marasma come è successo, ma abbiamo visto che nel finale il mutageno fa anche assorbire animali tra loro per creare super mutanti, e quindi sarebbe stato logico se Superfly non fosse altro che Superfly, cioè la mosca grossa che abbiamo visto all'inizio, 15 anni prima nel flashback, fusa con Baxter Stockman, perché questo innanzitutto avrebbe spiegato il motivo della capigliatura afro sul retro
diciamo di Superfly, e poi perché Superfly aveva gli stessi vestiti di Baxter Stockman, cosa che invece probabilmente hanno tagliato. Sarebbe stato logico, sia appunto per far vedere che il più cattivo dei mutanti era appunto un umano, e sarebbe stato anche quello un altro bel messaggio che però purtroppo è mancato, e sarebbe stato logico perché noi fan di vecchia data delle Tartarughe Ninja sappiamo tutti che Baxter Stockman si trasforma in una mosca a un certo punto. Però vabbè, l'hanno omesso, magari non era importante, però sarebbe stato, uno, sarebbe stato carino, e due, avremmo visto la chiusura del cerchio della storia di Baxter Stockman. Se tu me lo mostri all'inizio e poi alla fine del film non c'è, per me manca qualcosa, però capisco che è stato un taglio successivo alla sceneggiatura. Carine le citazioni finali ai ipotetici sequel. Si capisce che appunto nel secondo film ci sarà uno scontro tra le Tartarughe Ninja e Shredder, che è appunto assoldato in questo caso dalla TCRI, che è comandato da Cynthia Utrom, che dal suo cognome si capisce perfettamente che è l'aliena di razza Utrom, che probabilmente sarà la cattiva del terzo film nei panni di Krang, quindi arriveranno gli Utrom nel finale sicuramente. Comunque molto carino, spero facciano una trilogia su questo, sarebbe molto bello da vedere. Una piccola occasione mancata nella scena alla Spider-Man di Sam Raimi del 2002, dove i newyorkesi aiutano le Tartarughe Ninja, uno di questi newyorkesi poteva essere Casey Jones. Peccato, potevano farlo, non lo hanno fatto, occasione mancata. Nel complesso è un film molto carino che consiglio a tutti. Ci sono appunto alcune cose che mi fanno essere fuori target e alcune cose che mi fanno dire non sono tartarughe ninja, ma sono tartarughe che hanno imparato le arti marziali su YouTube. È una sottile differenza, però appunto quella mancanza dell'antica faida tra il clan del piede e il clan amato si sentirà parecchio quando arriverà Shredder, e questa cosa a me darà fastidio. Però vabbè, ci sta anche così. Spero che questo avvicini, non dico i bambini perché i bambini non capiscono un cazzo, parliamoci chiaro, i bambini si accontentano di tutte le cagate che vedono in TV e pensano che quella sia la norma, ciao genitori, ma magari i preadolescenti, ragazzini un po' più giovani si appassionano e poi magari non gli basta e vanno a esplorare anche le altre versioni delle Tartarughe Ninja. Questo sarebbe per me fantastico. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video. So che è uno sproloquio, vorrei dire molto molto di più, ma voglio tenermi un pochino nella mezz'ora perché davvero è tantissimo. Io come sempre vi ringrazio, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.